Allora, andiamo a vedere adesso la cimoglianza di Eder. Allora, prima di parlare di cimoglianza di Eder, dobbiamo definire che cos'è una funzione LT. Allora, noi abbiamo il nostro spazio di misura X sigma mu. Diciamo che F appartiene a LT. Oh, quando il contesto è chiaro, non scriviamo né mu né X. Per esempio, se siamo LP su Rn, siamo LP e basta, oppure LP di Rn, oppure LP di Ohm, siamo su Ohm, oppure LP di E, siamo su E. Però in generale dobbiamo scrivere LP rispetto alla misura mu sullo spazio X. Quando, se sono 6 per definizione, F è una funzione dimisurabile e integrare su X di F in valore assoluto alla P in dem mu è finito. Questa è la definizione di LP. Quindi, se vi ricordate, L1 coincide con la sommabilità di P. Ciò chiamata L. La L sta per le becche. Oh, questo nel caso che P sia compreso tra 1 e infinito. Invece diciamo che F sta in L infinito se quello che si chiama estremo superiore essenziale su x di f, chi è? Questo è l'estremo inferiore del c appartenente a f, da lì che la misura dell'insieme degli x appartenente a x, da lì che f di x è maggiore di c è uguale praticamente è il massimo quello di p, cioè se la funzione è continua è limitata, è il massimo, cioè se è continua, cioè e x è compatto, cioè, è il massimo. È un modo sofisticato di generalizzare il concetto di massimo estremo superiore della funzione. Se la funzione sono quelle che avete, diciamo, che vi capitano durante corso, quello è il massimo all'estremo superiore della funzione. Massimo se c'è il massimo, estremo superiore se c'è l'estremo superiore. Però vuol dire che l'estremo superiore deve essere phi. La parentesi va qua. Sta dentro. Ok? È un modo, ripeto, perché bisogna scrivere così? Bisogna scrivere così qua c'è la parentesi e qua c'è la parentesi. Adesso è qua. Va bene? Perché se vi ricordate dobbiamo tener conto del fatto che la funzione è definita quasi nulla, quindi potrebbe anche su un insieme di misura nulla valere più infinito, che ne so, oppure vale avere dei punti, dei valori che vanno verso più infinito, deve avere un molto grande. Allora, perché se su un insieme di misura nulla vale 7 e poi la funzione vale da 1 in giù, quale è l'estremo superiore essenziale? Non è 7, è 1. Cioè gli insiemi di misura nulla come al solito non contano, però va bene. No, questo problema io continuo a dirlo per correttezza, ma voi lo incontrerete praticamente mai. Ok, quindi ricordate che quando potete fare l'estremo superiore in maniera usuale, quello lì è l'estremo superiore in maniera usuale. Ok? Ripeto, se la funzione vale dappertutto, vale è meno uguale di 1 e poi in un solo punto vale 3. Non è 3 l'estremo superiore, è 1, perché appunto è l'estremo superiore essenziale, cioè tenete conto di questo. Ok, allora cosa dice Elder?
disuguaglianza di E. Se F appartiene all'EP e G appartiene a LQ, allora il prodotto F per G appartiene a L1. Ok? Allora, se P uguale a 1 e Q uguale a infinito, ve la dimostrate da soli perché è banale. Vuol dire che una è minore o uguale di una costante M, è limitata, essenzialmente limitata, e allora F per una funzione essenzialmente limitata la maggiorate con M F, quindi sta ancora in R1. Questo è banale. Io vi faccio il caso in cui P e Q sono maggiori di 1 e minore di 1. Allora, osservate che F per G in valore assoluto, F di X, G di X, è minore o uguale di 1 su P modulo di F di X alla P più 1 su Q, sempre valore assoluto, no, G di X alla Q, per quasi U, quasi ogni X appartenente a X. Quindi quando vado a integrare, l'integrale di F di X, G di X in del mu è minore o uguale di 1 su P integrale su X modulo di F di X valore assoluto di F di X alla P in del mu più 1 su Q integrale su X valore assoluto di G di X alla Q in del mu, e questi due sono finiti. Perché sono finiti? Perché F sta nell'P e G sta nell'P. Questo è finito, la somma è finita. È la dimostrazione. Pure. Chiaro? Ok. Adesso il problema qual è? Il problema è che su LP io, se vi ricordate, è da analisi, dall'inizio di analisi 2, vi sto facendo una testa quadrata sul fatto che su F2 si potevano mettere varie metriche, poi erano tutte equivalenti, c'era la distanza ubiquitera, ma varie norme, la norma P. E sulle funzioni si può mettere la norma P. Chi è la norma P? Su LP, per meglio dire, si può mettere la norma di S. Allora, se F sta in LP, la norma di F in LP, si scrive così, vabbè, se è chiaro il contesto si scrive così, se no si scrive LP, mu di X, chi è? È l'integrale su x di f di x alla p in del mu tutto alla 1 su p. Però attenzione, questa definizione vale per p compreso tra 1 e q in minuto. Invece la norma di f infinito non è altro che l'estremo superiore essenziale su x. E provo a scoprire. Okay. Allora, questa è la vecchia norma del massimo o dell'estremo superiore. In questo caso estremo superiore è essenziale perché sembra mezzi misurati. Ma questa qua che funziona è facilissima da verificare. Allora, che queste siano norme, noi l'abbiamo già verificato in tre casi: infinito, uno, dove è facile verificare, perché lì c'è scritto che l'integrale del modulo della somma, del valore assoluto della somma è minore uguale all'integrale della somma del valore assoluto, e nel caso P uguale a 2, che nel caso P uguale a 2 la norma viene da un prodotto scalare F scalare G uguale all'integrale di FG, e quindi quell'altro non è che la radice quadrata del prodotto scalare, quindi per Cauchy-Schwarz
si può dimostrare che quella è una norma. In tutti gli altri casi che questa sia una norma non lo sappiamo. Cioè, cosa non sappiamo? Che questa è maggiore o uguale di 0, va bene. Che è uguale a 0, quando? Se e solo se f è nulla quasi comunque. Questo non lo dimostro, ci vuole una dimostrazione di 5 minuti massimo di dimostrare. Attenzione, non uguale a 0, uguale a 0 quasi comunque. Perché se la funzione vale 1 in un insieme di 1 e poi vale 0 dappertutto, tutti gli integrali di f, f quadro, f quadro, fanno su 0. Quello che non è facile da dimostrare, che andiamo a dimostrare, che dobbiamo dimostrare, è la disuguaglianza triangolare. Allora, per dimostrare la disuguaglianza triangolare, finalmente, abbiamo un'altra disuguaglianza, che si chiama disuguaglianza di Minkowski, che mi dice attenzione, per avere che sia una norma, qua dovete arrivare alla 1 su P. Qua non è senza, ci vuole veramente 1 su P. Tra l'altro, effettivamente questo torna, perché se vi ricordate la norma, quella che viene dal prodotto scalare, c'è la radice quadrata. Allora, qua andiamo alla disuguaglianza di Minkowski. La disuguaglianza di Minkowski dice proprio che la norma di f di g, in L, diciamo f e g appartenenti a L P, la norma di f più g in L P è meno uguale alla norma di f in L P più la norma di g in L P. Se P qua più infinito, questo vuol dire che la norma del massimo è una norma, quello lo dimostra da parte perché è il solito esercizio facile. Se lo volete dimostrare con lo stesso superiore essenziale, provateci, non so se ci. Comunque insomma, non mi interessa quello, diciamo, approfondire quel dettaglio. Ebbene. Allora, noi facciamo la dimostrazione nel caso P maggiore o uguale di meno di. Allora, considerate questa funzione qua. Allora, cominciamo a considerare f più g alla p meno 1 per f. Oh, guardate bene. Allora, io che cosa so? So che f sta in LP. Io dico che quest'altra funzione sta in LP. Perché so che quest'altra funzione sta in LP? Chi è Q? Allora, noi sappiamo che 1 su Q più 1 su P e varie. Quindi sappiamo che 1 su Q fa 1 meno 1 su P, che è uguale a P meno 1 su P. Quindi Q non è uguale a altro che a P su P meno 1. Quindi so che questa. Allora, questa sta in LQ. Questa sta in LP e quindi questa qui sta in L1. Oh, poi c'è una cosa che prima mi sono dimenticato di sottolineare, adesso la uso, poi dopo la dimostriamo. Che l'integrale
La norma è uno di questo, cioè l'integrale di f più g alla p meno 1 per modulo f in d mu. Qua non scrivo la x per brevità, non scrivo f di x più g di x, è minore uguale della norma della prima funzione in LP, e la norma della seconda funzione in LP. Quindi questo è minore uguale dell'integrale esteso a x di f più g alla p meno 1, che era la funzione di partenza. La devo elevare alla q, ma chi è q? P su p meno 1 in del mu, e poi devo fare p meno 1 su p per integrale su x di f alla p in del mu qua scusate, mettiamoci f più g. Allora qua ci mettiamo f più g alla p in dem u alla 1. Quando è venuto? Ah no, ma avevo ragione più. F alla P. Va bene. Allora, a sinistra però cosa mi è venuto? Mi è venuto l'integrale su x, questo qua. Vabbè, non mi è venuto ancora niente. Andiamo a prendere adesso, a rifare lo stesso discorso per la g. Andiamo a rifare lo stesso discorso per la g. Quindi analogamente per la g avrò che l'integrale su x di f più g alla p meno 1 per g in del mu è minore uguale di integrale su x di f più g quando viene alla p dentro in del mu alla 1 su p per integrale su x di g alla p in dominio alla 1. Ok. Vediamo un po' cosa ci sta. Vediamo un attimo. Allora, questo alla Q. Quindi, se io sommo
se io sommo mi viene integrale di x di f di g alla p meno 1 per l'ossimo di f più l'ossimo di g interno, no, non mi, così non mi viene, devo modificare qualcosa, integrale su x f di g alla p, ah qua non era, era fuori, era qua, era p meno 1 su p, eh sì, qua era p su p meno 1 e qua era p meno 1 su p, quindi qua anche qua era p meno 1 su p alla p meno 1 su p e integrale su x di f alla p alla 1 su p più, allora, gli ultimi due pezzi sono effettivamente sono la norma di f in L e p più la norma di p in L e p, ok? Ora però quello che mi scoccia è il fatto che qua ci sia lo studio di f più lo studio, io vorrei valore assoluto di f più g, se lo facevo direttamente con fare probabilmente mi deve uscire, perché se la mi esce integrale di f più g alla p, quello è quando porto questo dall'altra parte effettivamente allora mi viene la disuguaglianza. Come devo fare? Devo fare sì, allora devo fare dire no, se faccio direttamente f più g poi qua mi viene la norma di f più g alla p alla 1 di p, che è ovvio. Allora vediamo un po', per avere Minkowski devo prendere f di g alla p per f fratto f di g. Vediamo un po'. Vediamo se funziona così. Un errore da qualche parte. Scusi professore, tra g ed f essenzialmente vuole sta scrivendo la stessa cosa, no? No, perché quando scrivo per g qua ci sta g. Sì, sì, no, nel senso. Il primo pezzo è qua. L'esponente mi sembra diverso. Cioè. No, perché g, f e g stanno tutti e due nelle p.
tu devi dimostrare la disuguaglianza triangolare, cioè F, se FG stanno nell'EP, la somma deve stare nell'EP. Ok? Allora, fermi. Io so che l'integrale, sì, ok, è giusto, è tutto giusto, solo che non devo fare nient'altro, soltanto devo fare un'altra piccola osservazione. Questo non serve. Allora, guardate. Lo scrivo qua sotto l'osservazione. L'integrale su x di f più g alla p in the mu, questo integrale qua è uguale all'integrale su x su x di f più g alla p meno 1 per f più g in the mu. Cioè ho portato un f più g in valore assoluto, l'ho messo da parte, ma il valore assoluto di f più g per la disuguaglianza triangolare è più piccolo del valore assoluto di f più il valore assoluto di g. Quindi questo integrale qua è minore o uguale di questo più quell'altro. Allora questo qua lo chiamo i1, questo lo chiamo i2, cioè quando sono arrivato qua questo è più grande di questo, cioè è banale, no? È tutto giusto, soltanto che ho dimostrato una disuguaglianza più forte di quello che mi serve, che a me serve che questo sia più piccolo di questo. Chiaro? Quindi non c'era nulla di sbagliare. Adesso finiamo la disuguaglianza, quindi mettendo le due osservazioni, no, due cose insieme, io cosa ho dimostrato? Ho dimostrato che la norma di f più g in LP alla p, perché questa integrale di sinistra non è altro che la norma LP elevata alla p, questa è minore o uguale, a destra cosa mi viene? Anche quella è la norma LP in LP ma elevata alla p meno 1 per la norma di f LP più la norma di g LP. Adesso dividete per questa e quindi vi viene la norma di f più g in LP in oro qua, che p per meno p meno 1 fa 1, in oro qua la norma di f in LP più la norma di g in LP. È finito. Chiaro? Allora, lo ripeto. Noi sappiamo che f e g stanno nello stesso spazio. Tu che devi dimostrare? Disuguaglianza triangolare. Quindi devi dimostrare che la norma della somma è meno uguale alla somma delle norme. Allora, prendi due funzioni affiliate. Una è f più g, valore assoluto, la p meno 1 per f. Allora, questa è nell'p, questa si crea con questa nell'q, questa è nell'u. Poi abbiamo detto, quando abbiamo dimostrato ordine, ci siamo dimenticati di dire che la norma in L1 del prodotto è minore o uguale del prodotto della norma LP di quella che sta in LP per la norma LQ di quella che sta in LP. Ok? Adesso lo dimostriamo. Va bene? Quindi vale questo. I1 è minore o uguale di questo. I2 è analogamente minore o uguale di questo. Sommo I1 più I2, questo I1 più I2, è minore o uguale di questo. Ma adesso a destra mi sono comparsa proprio la norma di f nell'p, la norma di g nell'p più questo integrale qua. Ma l'integrale di sinistra è più grande dell'integrale di valore assoluto di f più g alla p. Perché? Perché questo è più grande del valore assoluto di f più g, che lo metto 1 più p meno 1 fa f più g alla p. Ok? Questo è maggiore o uguale di questo, che è maggiore o uguale, che è uguale a questo. A questo punto otteniamo a sinistra la norma LP di F più G elevata a P, a destra c'è la norma di LP di F più G elevata alla P meno 1 e poi c'è il secondo numero che ci deve uscire. Fate la divisione, P meno P meno 1 fa 1,
scusate, sì, prima non prima un po'. Se lo facevo con gli integrali, là c'era l'integrale, qua c'era l'integrale alla prima meno su p, facevo la divisione, mi integrale alla 1 su p, c'era la norma e sta a posto. Ok, quindi rimane, ok, abbiamo giusto 10 minuti, rimane da dimostrare il fatto che ci siamo dimenticati di sottolineare prima, che non solo F per G, F in LP, G in LQ implica F per G in LU. Ma io devo anche dimostrare che l'integrale su X di F per G è, in del mu, è minore o uguale dell'integrale su X di modulo di F alla P in del mu alla 1 su P per l'integrale su X il modulo di C al Q in del mu alla 1 su Q. Questo perché? Allora, chi è? Facciamo i logaritmi con tutte e due le parti. Io che se voglio dimostrare, vabbè, questa la cancello, questa non c'è. Insomma, devo applicare il senso, no? Allora, se io faccio il logaritmo di F, allora facciamo, se voglio dimostrare questo devo dimostrare che il logaritmo di integrale di X di F G di mu è minore o uguale di 1 su P per logaritmo l'integrale di X noto F quindi mu più 1 su Q per il logaritmo dell'integrale su X di G alla P in demo. Ma io so che questo è allora vediamo un attimo